metto qui, è diverso. Vediamo che non è meglio, quindi vedremo. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Detto fra noi c'è stato anche meglio, insomma. Bentrovati, oggi siamo qui per festeggiare un compleanno e per questo abbiamo chiamato la festeggiata. Il compleanno è di 120 anni, che non sono i 120 anni della festeggiata, che è qui con noi, che è Maria Paola Corinaldesi, ben portati sicuramente, ma sono 120 anni del Touring. Touring Club Italiano, cari signori, ne avrete sentito parlare, avrete visto le guide, che sono meravigliose, che li trovi in tutto il mondo del Touring. Qualcuno di voi, anzi spero molti, faranno parte del Touring e qualcuno vorrà far parte del Touring, ma noi non siamo qui per fare pubblicità al Touring Club Italiano, perché non ne ha bisogno. Siamo davvero qui per calarci un pochettino nella nostra regione, quello che fa il Touring nella nostra regione, partendo dal Touring che muove, si muove in Italia e non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Dicevo, Maria Paola Corinaldesi, ben trovata, grazie, scusami per se ti ho fatto un'introduzione, ma la gente si sarà accorta da casa che non avremmo mai festeggiato il tuo compleanno, questo è chiaro. Allora, tu sei console del Touring, uno dei consoli del Touring delle Marche, e sei stata delegata qui dall'avvocato Simonella Cohen, che è console regionale, che è una persona squisita che conosco e che però non si è potuta muovere, quindi oggi sei tu qui per parlare del Touring. Ecco. Intanto presentiamoci subito. Va bene, tu la tua professione, sei un primario ospedaliero, stai in medicina, dirigi il reparto di medicina trasfusionale all'ospedale di Fabriano e diciamo nel tuo tempo libero ti dedichi al Touring. Ma che cos'è una passione il Touring? Ma diciamo che è una passione che è nata anche in famiglia, visto che mio padre a sua volta aveva una succursale del Touring Club e è stato console fino a pochi anni fa, adesso è console emerito. Per cui in fondo sono cresciuta sentendo parlare del Touring e quindi ho cominciato a apprezzare il ruolo che il Touring a livello nazionale ma anche internazionale svolge. Non è un club esclusivo però, come non è assolutamente voi. Un club esclusivo, assolutamente, dunque intanto diamo la definizione di Touring, Touring Club Italiano, al quale facciamo gli auguri assolutamente, sperando che ci siano ancora altri 100 sì, assolutamente, ecco. E che abbia sempre lo spirito con cui ha iniziato la propria attività e che è quello di buttare spesso il cuore al di là dell'ostacolo. Quindi, parliamo del Touring, dai. L'associazione Touring Club Italiano è un'associazione no profit, privata, laica, apolitica e apartitica, che, come dicevi tu giustamente, da più di 100 anni si interessa di turismo, di cultura e di ambiente. Praticamente si autofinanzia perché tramite le quote associative dei soci e tramite i proventi dell'editoria e dei viaggi e dei villaggi. E anche del 5 per 1000, anzi è un invito che faccio a praticamente devolvere il 5 questo per 1000. Questo è un messaggio davvero pubblicitario, ma comunque a parte questo. A parte questo, il numero di soci iscritti in Italia è di circa 300.000. Noi nella regione Marche ne contiamo sui 6.000. È l'associazione turistica più grande, non solo in Italia, ma anche in Europa. E quindi questo sicuramente è molto importante. Le finalità di questo sodalizio sono quelle di sviluppare la conoscenza di località che sono poco note, che sono al di fuori dei circuiti classici turistici,
quello di salvaguardare il patrimonio artistico, culturale, educando in qualche modo il turista, perché è vero che noi dobbiamo incentivare il turismo, ma dobbiamo anche educarlo a fruirne in modo consapevole e corretto, perché altrimenti il patrimonio che noi abbiamo ereditato poi non lo trasmetteremo alle generazioni future. E quindi, e poi favorire la conoscenza di paesi rispettando anche le culture e i popoli che sono diversi dalla nostra tradizione e dalla nostra cultura. In sintesi, queste sono Ma chi l'ha le... fondato? Cioè, chi l'ha Ecco, fondato mi piace ricordare dovrebbe questa aver avuto lo cosa. spirito pionieristico. Allora, assolutamente sì. Hai detto che festeggia il Turing i 120 anni. Nel 1894 un gruppo di, io li definisco forse facinorosi, comunque di appassionati del velocipede, in un'epoca in cui c'era la monarchia, si andava con la carrozza a cavalli, questo gruppo di persone pensarono di invece cominciare a girare l'Italia e fare del turismo utilizzando la bicicletta. Ovviamente la bicicletta in quel Anche perché non momento, c'era l'automobile. esattamente, in quel momento la bicicletta era sicuramente un mezzo assolutamente innovativo. E quindi praticamente lo spirito di queste 57 persone fece sì che nei primi anni le azioni che l'associazione portò avanti furono quelle di promuovere delle piste ciclabili, ovviamente avevano bisogno di piste ciclabili. Molti E, sindaci adesso li sì, propongono, le esatto, piste infatti è ciclabili. una cosa che era molto diciamo, innovativa. Per quel periodo, ma lo è diventato anche Dopo adesso, 120 anni, visto cioè, ma come te, a una cosa distanza di tempo, incredibile. Si assolutamente rinnovano sì, certe cose. esatto. Quindi promossero queste piste ciclabili, promossero una cosa molto importante, cioè la presenza di cassette di riparazione delle biciclette lungo le strade e la presenza di cassette di primo soccorso. Quindi puoi immaginare alla fine del 1800, sicuramente queste idee erano assolutamente una novità, erano assolutamente di grande impatto. E questo spirito, diciamo, che ha animato questo gruppo di iniziatori e promotori è un po' sta alla base della filosofia del Turing, anche negli anni che poi si sono susseguiti, insomma. E Tra l'altro dimmi. si muovevano davvero in bicicletta Si in mezzo a muovevano. mille difficoltà, Esatto. perché strade sterrate, Esatto, c'erano esatto, state pure piste ciclabili, ma non c'era esatto. ancora No, l'asfalto, assolutamente, per cui è assolutamente. anche qui maggiormente da accentuare il discorso pionieristico. Nelle Marche invece, quando è che ha cominciato a prendere colore, diciamo, più che un movimento marchigiano di Ma il Turing? movimento marchigiano è molto più recente, praticamente data, diciamo, la metà degli anni del 1900, insomma, dal 60 in poi, diciamo che c'è Certo. stato questo impulso, questo sviluppo del Touring Club. E sicuramente noi, come dicevo prima, abbiamo un buon numero di soci iscritti e soprattutto abbiamo anche un buon numero di città bandiera arancioni. Ecco, io volevo portarla qui perché vorrei che Paola Corinaldesi ci facesse un po' una differenziazione. Cioè, che significa intanto una bandiera arancione? Qual è l'importanza e il peso della bandiera arancione quando si presenta questa città? Perché molti non sanno, si parla sempre di bandiere, di bandiere blu, mi pare, o qualcosa del genere, ma non sanno che nelle Marche noi abbiamo 19 comuni, mi pare che Sì, siano, in tutte le Marche, che sono bandiere arancioni, che è un è riconoscimento un di marchio di grande importanza, qualità. marchio di qualità, vorrei che ce ne parlassi. Allora, abbiamo detto questo spirito di innovazione del Turing, noi lo ritroviamo anche in questa iniziativa delle bandiere arancioni, che nasce nel 1998 in collaborazione con la regione Liguria. Perché? Nasce perché la Liguria vuole in qualche modo riconoscere a delle località dell'entroterra che sono poco conosciute, riconoscere appunto un marchio di qualità non in contrapposizione, ma comunque diciamo in alternativa a quello che è invece la bandiera blu delle località costiere.
Per cui il riconoscimento di queste località dell'entroterra come bandiera arancioni è l'equivalente della bandiera blu che viene data alle località costiere. Quindi da una parte località dell'entroterra che quindi non hanno accesso diretto al mare, che hanno determinate caratteristiche, hanno un numero di abitanti inferiore a 15.000 e che sono appunto nell'entroterra, sono praticamente le candidate per questo tipo di riconoscimento che è il marchio bandiera arancione. Quindi nel 1998 nasce questa collaborazione, quindi in qualche modo è un avvio sperimentale. Che cosa fa il Turing? Il Turing dettaglia con un modello di analisi territoriale quali sono i requisiti e i parametri che queste località devono possedere. Ti faccio un inciso, poi continui. Chi è che segnala il paese o la città o il centro che potrebbe essere candidabile? Allora, in linea di massima a volte sono gli stessi o soci del Turing o i consoli che propongono al comune di candidarsi. Ah, ecco, il comune ha la possibilità di accedere al sito internet, quindi trovare tutta la documentazione per poter fare la domanda di candidatura della località. A questo punto che cosa accade? Che il Turing, in modo assolutamente anonimo e senza dare informazione al comune, manda delle persone incaricate a fare una valutazione di questi 250 parametri che sono praticamente in questo modello di analisi territoriale. Quindi è una valutazione assolutamente molto approfondita. E se il comune supera questa valutazione, praticamente ottiene la certificazione, il marchio di bandiera arancione. Insieme però a un piano di miglioramento, perché cosa fa il Turing? Il Turing, dopo aver valutato questi parametri che il comune deve possedere, stila anche però un programma di miglioramento, anche se riconosce bandiera arancione il comune, comunque fa un programma di miglioramento. A maggior ragione il programma di miglioramento viene inviato invece a quei comuni che ovviamente hanno avuto qualche problema e che quindi non hanno in prima istanza ottenuto la certificazione di bandiera arancione. Questo che cosa significa per i comuni? Significa non aver ottenuto a vita un marchio di cui possono fregiarsi per tutta la vita, ma un marchio temporaneo, una certificazione temporanea, in quanto il Turing, proprio per ulteriormente dimostrare la serietà e l'importanza di questo riconoscimento, ogni 3 anni stabilisce delle visite per vedere se i requisiti sono stati mantenuti o se sono stati seguiti i piani di miglioramento che il Turing ha proposto. Anche qui ti faccio un inciso, scambio un'opinione con te per il discorso dell'affidabilità e reputazione, che sì, questo è la sostanza, sì, che è la cosa più importante a cui il Turing tiene. Però pensiamo una cosa, questi ultimi anni, per esempio, in cui c'è stata questa crisi economica incredibile, qualche volta ha tarpato le ali, io credo, non faccio, in questo momento ovviamente non faccio il Cicero pro Domomea per nessun paese di quelli che poi magari saranno rivisitati, fra virgolette. Ne prende atto il Turing di questi momenti talmente difficili che non si riesce magari a mantenere quello che è il progetto per migliorare la città? Ma io direi che il Turing ne tiene conto concettualmente, poi però è chiaro che i comuni devono aver mantenuto quei parametri e quei requisiti che sono stati riconosciuti dall'inizio, per cui chiaramente non si può derogare, certo, perché il marchio è una certificazione effettivamente di qualità e quindi derogare significherebbe in qualche modo diminuire il valore di questo riconoscimento per i paesi. Peraltro devo dire che questo progetto delle bandiere arancioni ha degli sponsor molto importanti, perché ha i consorzi di raccolta e riciclo dei rifiuti.
Per cui la collaborazione con il COBAT, che è il consorzio per la raccolta e il riciclo rifiuti, e con Ecolamp, che è ugualmente un consorzio di raccolta dei sistemi di illuminazione, la dice lunga anche su quello che secondo il Turing è fondamentale, cioè il rispetto dell'ambiente. Quindi dà una connotazione green in qualche modo a queste località. Peraltro, dai dati emersi dalle statistiche dei paesi che sono già bandiera arancioni, emerge che questi paesi hanno un alto tasso di raccolta differenziata, hanno praticamente in genere quasi tutti i paesi bandiera arancione una fonte di energia alternativa e quindi chiaramente hanno un'impostazione, diciamo, in qualche modo profondamente rivolta a un rispetto e a un mantenimento dell'ambiente. Parlavi di sponsor che ovviamente sono sponsor di un certo tenore, cioè non parliamo dal punto di vista di fatturato, parliamo di quello che è il discorso ideale che stimola proprio questi sponsor. Ecco, come si finanzia il touring? Con le quote soltanto, ma Allora, non credo che basti. quote, editoria, viaggi e villaggi, e quello che dicevamo Quello anche. all'inizio, ma i villaggi in che senso? Qui vorrei Allora, sapere. anche questa è stata un'idea innovativa del Turing, perché intorno agli anni al 1960 il Turing cominciò a proporre un tipo di vacanza collettiva e il primo esperimento fu proprio quella a Marina di Camerota, dove il Turing acquistò un appezzamento in cui erano piantati degli olivi, un oliveto. Pose all'inizio proprio delle tende in mezzo a questi olivi, quindi fece un primo campeggio. Successivamente a queste tende poi posizionò i famosi gusci che Sì, divennero certo. famosi nel mondo e che ebbero anche un riconoscimento a livello internazionale. Questo proprio per avere il minore impatto possibile nell'ambiente, cioè per promuovere anche qui un turismo rispettoso dell'ambiente. Voi forse non vi... Io adesso non voglio fare pubblicità a uno sport che amo, che è lo sci, ma all'Alpe di Siusi io sono stato, ci sono due alberghi del touring, uno Sì, più bello dell'altro, e scegli. sono meravigliosi, piazzati in mezzo alla natura, senza che ci sia quell'impatto ambientale, diciamo, Assolutamente. deleterio né all'occhio né all'ambiente Assolutamente. stesso. Questa è proprio la filosofia del Turing, è stata. D'altra parte è stato innovativo, ha contribuito alla nascita dell'aeroclub, ha contribuito, ha fondato con la Lega Navale Italiana il centro velico di Caprera, che attualmente ha due sedi, una a Lerice e una a Caprera, alla Maddalena. Praticamente è la più grande scuola di vela e di mare che ci sia nel Mediterraneo. Quindi ha spaziato in settori, in ambienti estremamente vari, ma sempre con il rispetto dell'ambiente, della natura, pensando che il patrimonio non solo artistico, culturale, ma anche ambientale fosse da curare e preservare. Ecco perché nasce anche l'iniziativa molto più recente di Aperti per Voi, che è un'iniziativa che vede per esempio i soci impegnati a mantenere aperte delle strutture che altrimenti non sarebbero visitabili, quindi con corsi di formazione per dei volontari che occupano il proprio tempo libero mettendolo a disposizione del touring per poter far fruire i turisti e per far conoscere l'Italia agli italiani, non solo agli italiani. Comunque, un'altra degli eventi, manifestazioni, io mi auguro che poi molti possano continuare a seguire i movimenti che fa il touring dopo questa nostra trasmissione. Molto interessante è stata la Penisola del Tesoro, che anzi Assolutamente. è molto interessante. Cominciò tuo Anche padre questa, tanti sì. anni fa, me lo ricordo, sì, perché poi questi incontri. Alla fine, questi eventi, che poi durano un paio di giorni, una Sì. giornata e mezzo, qualcosa del genere, fanno confluire nei centri che sono interessati, quindi coinvolti. Coinvolti perché? Perché ho coinvolto il sindaco, sono coinvolti gli assessori, coinvolta la cittadinanza intera. Assolutamente. Fanno convergere lì, diciamo, anche personaggi e barra o personalità
con cui poter parlare, discutere, chiacchierare, cioè non si fanno le cose a metà strada. Assolutamente. La Penisola del Tesoro è un'altra iniziativa del Touring Club che nasce nel 1999, cioè un anno dopo l'iniziativa delle bandiere arancioni, nasce Penisola del Tesoro. Penisola del Tesoro che cos'è? È un modo di far conoscere delle località che hanno una grossa densità culturale, cioè che hanno un patrimonio artistico-culturale importante, ma che sono, come dicevo prima, al di fuori di quelli che sono i circuiti, diciamo, più diffusi e più comuni. E quindi noi abbiamo avuto l'opportunità a Iesi per la seconda volta di avere una tappa della Penisola del Tesoro. La Penisola del Tesoro in 15 anni, perché quest'anno festeggia la Penisola del Tesoro i 15 anni, nella regione Marche ha praticamente svolto tre tappe. Una tappa nel 2003 in Ascoli, una tappa nel 2004 a Iesi, è quella che citava Sì. appunto Giovanni, e una a distanza di 10 anni il Touring ha pensato di riproporre le stesse tappe di 10 anni prima, quindi Iesi è stata riproposta perché mostrasse quello che era stato apprezzato nella tappa precedente, ma mostrasse anche nel frattempo, in questi 10 anni, quello che di nuovo era offerto ai turisti. Quindi è stato un impegno pesante, devo dire la verità, organizzare, però di grande soddisfazione perché abbiamo avuto l'opportunità intanto di avere un grande afflusso di turisti. Basti pensare che noi abbiamo avuto un numero di visite prenotate superiori alle 600, quindi diciamo che considerata la giornata principale, la domenica, sicuramente un afflusso molto Quella è buono. una risposta soddisfacente. Una risposta soddisfacente e più, noi abbiamo quest'anno, in questa tappa, inserito a conclusione delle visite nelle varie località, nei vari siti artistici, abbiamo inserito un evento musicale, abbiamo inserito un concerto che in qualche modo si richiamasse a Iesi e alle Marche. Perché non dimentichiamo che le Marche sono una terra di compositori, Pergolesi, Rossini, eccetera, ma sono anche una terra in cui c'è il più alto numero di teatri rispetto al numero dei comuni. Abbiamo detto altre volte, un centinaio di teatri aperti su un milione e Esatto, mezzo di persone, quindi. quindi considerato questo, abbiamo pensato che fosse la giusta conclusione quella di inserire un concerto in collaborazione con la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche e praticamente concludere con questo concerto con musiche di Pergolesi e di Rossini. Quindi abbiamo a questo evento, diciamo, musicale abbiamo avuto 215 prenotazioni, considerato che noi avevamo a disposizione il Teatro Valeria Moriconi, ovviamente abbiamo avuto anche qualche difficoltà. Sì, perché lì ci sono 200 posti precisi. Esatto, quindi abbiamo messo qualcuno in più così proprio. Conosciamo i nostri teatri. Senti, quanti bei piccoli centri ci sono ancora da scoprire, che magari sono nelle Secondo Marche? me, devo dire, ce ne sono tanti e devo anche ammettere, io da Jesina dico spesso che se dovessi fare una visita guidata di Iesi scoprirei anche a Iesi delle cose che sicuramente ignoro. Ma poi cominciando a girare proprio per la mia attività di rappresentante sul territorio del Touring Club, ho cominciato a scoprire dei piccoli centri che praticamente conoscevo soltanto così superficialmente. In pratica io ho organizzato delle uscite nel comune di Arcevia, dove abbiamo visitato, abbiamo fatto una visita molto approfondita, grazie anche qui al comune e al sindaco che ci ha addirittura accompagnati e guidati. Abbiamo fatto una bellissima uscita al comune di Sassoferrato, dove abbiamo potuto apprezzare le Madonne del Salvi nel chiostro lì a Sassoferrato. Abbiamo apprezzato la chiesa di Santa Croce, l'abbazia di Santa Croce a Sassoferrato, dove praticamente abbiamo
ha avuto la curiosità di conoscere meglio i Templari, tant'è vero che poi successivamente in un'uscita fatta a Jesi abbiamo avuto anche la fortuna, l'opportunità di avere con noi il magister proprio dell'Associazione dei Templari Cristiani che ci ha in qualche modo introdotto proprio nel mondo dei Templari. Quindi diciamo che questo mio girovagare alla ricerca di comuni poco, diciamo, defilati, poco conosciuti, sicuramente è ancora all'inizio e penso di avere davanti la possibilità di individuarne ancora molti. Cosa c'è? Cioè, esiste, all'inizio hai detto sicuramente che non c'è un rapporto, però è strano, non dopo 120 anni, ma è possibile che non c'è stato mai un'influenza della politica dentro il Turing? Diciamo che il Turing ha fatto sempre in modo di rimanere al di fuori, proprio di, pur esprimendo le proprie idee, per esempio quando ci sono delle campagne, per l'ambiente, spesso si è schierata a fianco di altre, associazioni ambientaliste, quindi ha preso posizione, ma ha mantenuto sempre assolutamente a distanza dall'ambiente, diciamo, politico e soprattutto partitico, ecco. Come sono valutate secondo te come console, il Turing che ci sta in mezzo, la cultura e l'ambiente in Italia a livello, sì, diciamo a livello politico? Diciamo che secondo me sono valutate poco, anche se adesso stiamo scoprendo che dietro la cultura c'è un grosso indotto economico, per cui forse quello che fino a poco fa non veniva valutato, adesso viene valutato se non altro per l'aspetto economico. E devo dire che il nostro presidente, il professor Franco Iseppi, ha puntato molto su un discorso di cultura, di messaggio di cultura rivolto a tutta la popolazione. Per cui, come altre associazioni peraltro, sicuramente credo che ci sarà un recupero sul fronte, diciamo, turismo, quindi una maggiore attenzione. Perlomeno io, nell'organizzazione della Penisola del Tesoro, in cui ho avuto anche il patrocinio della Regione, devo dire che ho notato comunque questo apprezzamento nei confronti di eventi che in qualche modo, quindi attinenti alla cultura, ma che in qualche modo quindi portano a conoscere e a spostare gente. Certo, un'altra cosa di cui volevo parlare prima di avviarci verso la fine è che parlarne Urbi et Orbi, che c'è una bellissima mostra a Sì, Milano, esatto. organizzata dal Touring Club, l'avevamo saltata, ce ne eravamo dimenticati, ma Sì. lo diciamo adesso, ce la vuoi ricordare per favore? Allora, il Turing, proprio per festeggiare questi 120 anni di vita, ha organizzato una mostra al Palazzo della Regione a Milano, che è una mostra che si è inaugurata il 23 di marzo e si concluderà il 25 maggio. E questa mostra è stata curata e allestita da Studio Azzurro. Studio Azzurro è uno studio che organizza eventi, diciamo, anche qui innovativi dal punto di vista della presentazione di queste mostre. Studio Azzurro è lo studio, peraltro, che per i 150 anni d'Italia ha organizzato quella bellissima mostra nelle officine di riparazione a Torino sul fare gli italiani. E altrettanto, utilizzando il sistema, diciamo, multimediale, dà la possibilità al visitatore di ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato il Turing. Per cui, entrando, il visitatore ha l'impressione di stare su una strada sferrata, poi su una strada ferrata, poi in mare, poi in aereo, cioè in tutte quelle modalità che Ovviamente, il Turing in qualche è come modo ha se lo toccassi sempre, per mano tutto il passaggio che il Turing ha fatto in Poi 120 anni. questa parte, diciamo, iniziale del percorso della mostra ha un punto, un giro di boa intorno a un totem che è a forma di guida rossa, perché noi abbiamo dimenticato di dire che tra le tante attività,
per il quale il touring è famoso non solo in Italia ma a livello internazionale è proprio l'editoria. In particolare nel 1914 è uscita la prima guida rossa che proprio il presidente del Touring Club volle con questa copertina rossa, e le guide d'Italia che però familiarmente sono diventate le guide rosse, con il quale penso la maggior parte delle persone hanno viaggiato. Era un modo, ed è anche un bel leggere, era un modo per, di far conoscere l'Italia, certo, agli italiani. Quindi c'è questo totem, il giro di boa intorno a questo totem che è rappresentato appunto da che rappresenta questa pubblicazione, questa guida rossa, e poi c'è questa seconda parte, questo secondo percorso in cui praticamente si vede che cosa si trova nelle località. Quindi c'è l'artigiano che lavora, c'è l'ambiente che viene in qualche modo rispettato, quindi è un percorso sicuramente molto affascinante che consiglio tutti quanti di visitare. Velocissimamente, è chiaro. L'assistenza in Italia e all'estero la trovi sempre, se hai necessità, se hai problemi, basta che se tu sei socio. Cioè socio touring, ovviamente. Ultimissima cosa, questa è una cosa detta fra me e te. Tu devi girare, ti devi muovere, le marche le conosci tutte, alla Z. Ma ti è capitato mai che ti hanno dato l'incarico di andare a vedere un posto, una cittadina, un paese, qualcosa... che tu dici no, lì non ci voglio andare per qualche motivo particolare, di la verità. Beh sì, può succedere sicuramente, però devo dire che lo spirito del touring è quello anche di superare, no, queste, a volte queste difficoltà emotive di andare, di accedere in certe località, in certi ambienti, in certe situazioni. Poi però trovo sempre qualcosa di positivo comunque anche in un ambiente che magari avrei preferito magari non visitare. Va bene, questo è il Touring Club italiano, abbiamo parlato delle Marche con Maria Paola Corinaldesi, grazie, alla prossima. Grazie. Volta. Il centro scarpa di Monsano e Senigallia ha sempre proposto stile, vasta scelta, convenienza. Da 30 anni cammina con noi. Calzature per ogni occasione e abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. 3.000 metri quadri di novità per la bella stagione, con la qualità e la convenienza sempre in primo piano. Calzature di tendenza per ragazzi e firme prestigiose in quelle più classiche. Grande spazio all'abbigliamento informale e grande attenzione alle proposte nel settore dello sport, sia nelle calzature che nell'abbigliamento. Il centro scarpa sta preparando nuovi passi con entusiasmanti idee che sfoceranno nel nuovo marchio Geomod. Segui con attenzione il centro scarpa di Monsano e Senigallia. Nuova avventura e nuovi successi. Metto qui. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. E ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Così è perché detto fra noi ci sta anche meglio, insomma.